Eccoci, ben ritrovati. Abbiamo fatto una breve interruzione per la pubblicità perché anche noi siamo costretti a fare di ciò. Stavamo parlando, assessore, della viabilità, non mi ricordo Sì, più. stavamo parlando della Della mobilità e mobilità. viabilità, sì. E quindi, ricollegandomi a quello che dicevo prima, cerchiamo intanto di affrontare quelle che sono le criticità, imminenti. Chiaro poi, nell'attesa che, si riesca a completare l'Amerigo Vespucci, che sarà sicuramente un'arteria della città che in qualche modo permetterà anche di fare delle valutazioni sulla viabilità della città, sulla pedonalizzazione di Viale Carducci e quindi rendere Viale Carducci una Una piazza piazza per la città. che ne stiamo parlando da molto, mi pare, Ne no? stiamo parlando da molto, tanti la caldeggiano. Mi dispiace che quei tanti che la caldeggiano, e noi siamo tra i primi, perché una città come Conegliano è un peccato che non abbia una piazza. Sicuramente in questo momento il tentativo di Natale è una prova generale. Di cos'altro vogliamo parlare, assessore? Ma chiaramente ho completato le mie Ah, hai deleghe e non completato. voglio invadere le deleghe degli altri. Ci sono tante cose da fare a Conegliano, sono solo davanti a noi 5 anni, quindi non possiamo fare i miracoli. Cercheremo di fare tutte le cose che in qualche modo. Avete tutto il tempo in 5 anni, poi noi il nostro sostegno come cittadini, vi teniamo sott'occhio però tutti quanti, attenti che vi teniamo sott'occhio, siamo molto ma molto disponibili però perché ho sentito le persone, a parte quelli che brontolano sempre che se fai bianco devi fare nero, viceversa, ma lasciamo perdere. Però così, sempre da cittadina che si muove in città, ho sentito delle critiche molto positive e quindi datevi da fare, lavorate, avete tutto il nostro sostegno. Sì, devo dire che, come dicevo prima, la volontà di questa amministrazione è di stare in mezzo alla gente. E quindi noi chiediamo anche alla gente di darci una mano, intanto nel voler bene alla città e quindi tenerla in qualche modo pulita e sicura e quant'altro, però anche comunicandoci quelle che sono le difficoltà, le criticità. A volte io dico, è vero, le critiche sono sempre molte, se fai perché fai, se non fai perché non fai. Però in qualche modo sono sempre dell'idea che se qualcuno ti fa notare delle cose che magari tu non hai potuto notarle, ti permette anche di fare. Io è quello che un po' spero e auspico succeda in città, che i cittadini ci diano una mano. Cercheremo di fare il possibile l'entusiasmo c'è, la voglia di rivitalizzare la città e di renderla vivibile a tutti c'è, chiaramente con le criticità del momento. Però chiediamo a tutti, dateci la possibilità di farlo. Dateci la prova d'appello se sbagliamo, perché siamo tutti esseri umani, insomma. Certo, chi non fa nulla non sbaglia. Io credo comunque che questa giunta mi pare che abbia avuto riscontro favorevole, così. E perlomeno ci avete dato l'impressione di fare, come dice lei. È una cosa che ci piace molto, quello che diceva lei prima, che il sindaco dice. State con i cittadini, perché se l'amministrazione comunale è sempre messa lassù e il cittadino qua giù e non comunicano, difficilmente si potrà avere risultati positivi, secondo me, da ignorante in materia. Ma guardi, proprio sul punto, mi viene in mente un incontro che di recente abbiamo avuto con i commercianti, in relazione alla tematica del Natale, in cui qualcuno, ci ha fatto dei complimenti, c'è anche chi ci ha detto grazie di esistere. Ma perché? Perché forse, non forse, questa persona mi ha detto perché è la prima volta che mi capita di parlare con un assessore che non fa il politico ma fa il cittadino.
Cioè, ma questa è la nostra logica. Amministrare, per carità, è chiaro che amministri con il tuo orientamento politico, però amministrare vuol dire voler bene alla città e quindi cerchi di fare e di assumere quelle iniziative che sono utili alla città, indipendentemente dalla tua ideologia politica. Stare in mezzo alla gente è fondamentale e che la gente stia in mezzo agli amministratori. E io un giorno, parlando con dei colleghi, ho detto mi piacerebbe creare dei responsabili di quartiere, perché questi, magari scegliendo anche i più tenaci, si relazionino con l'amministrazione, perché è solo in una collaborazione che si riescono ad apportare e a fare le cose positive e favorevoli per la città. Quindi io ribadisco, il mio appello è, non chiedo a nessuno di sostituirsi a me, perché uno dice ma, però che il cittadino collabori con noi anche segnalandoci quelle che possono essere le cose indispensabili. Bene, abbiamo finito? Sì, allora, penso di sì. Sì, è stato un piacere parlare con lei, le ripeto, vi teniamo d'occhio. Senz'altro. E quindi a sto punto io saluto lei, saluto i nostri radioascoltatori e da Carmen Morandin una buona giornata. Beh, saluto anch'io, intanto ringrazio Radio Conegliano, saluto i radioascoltatori e speriamo ci sia una prossima volta, vi racconterò delle cose diverse. Ci sarà sicuramente una prossima volta, non si preoccupi, ci sarà. Grazie, arrivederci a tutti. Vita in Comune, il programma che avvicina l'amministrazione comunale ai cittadini.